riprendiamo da dove eravamo rimasti. Faccio un breve riassunto della puntata precedente. La cosa più importante che amo rimanga da quello che dico è il fatto che l'omeopatia dei medicinali non è che una piccola, piccola, marginale parte del mondo del simile, che si regge sulla legge di similitudine o risonanza o attrazione, sono la stessa cosa. Solo che finché non si capisce questo, è difficile intendere la forza che ha questa strada. E una volta capito questo, si apre un mondo di conoscenza, di comprensione, che porta per mano all'autoconoscenza, che porta per mano verso la consapevolezza di se stessi, di dove siamo e di che cosa stiamo facendo. Nel simile viviamo come fosse aria. È vitale ed è continuamente presente nella nostra esperienza. Ricordate gli esempi che ho fatto, tutte le forme di arte, la narrativa, le favole, i racconti, tutto quello che è metafora, tutta la pittorica, tutta la scultura, la foto, tutto si trasmette prima di tutto attraverso la risonanza, che è qualcosa che va oltre le parole e i linguaggi codificati, ma che ha a vedere con il nostro campo, chiamiamolo energetico, aurico, elettromagnetico, ognuno lo chiami come gli pare, ma siamo fondamentalmente un campo elettromagnetico, perché siamo fatti di cellule, le cellule sono fatte di atomi, gli atomi non sono che cariche elettriche. E intorno a noi c'è una nube che variamente viene influenzata per risonanza con tutto ciò che è intorno. Quindi viviamo continuamente l'esperienza della risonanza, che ci piaccia o no, che ne siamo consapevoli o meno. Questa agisce che ne siamo consapevoli e quindi addirittura possiamo utilizzarla o che non ne siamo consapevoli. Il fatto è che di solito le persone non sono consapevoli di questo potere che ha la risonanza, ma chi guida il carro lo conosce bene. Vi ho già fatto l'esempio di perché vengono interrotti i film dalla pubblicità, ricordate? Semplicemente per interrompere tutto il processo di risonanza che porta alla fine a una catarsi, una liberazione, un salto di consapevolezza, all'acquisizione di un nuovo stato di se stessi. Non c'è niente per caso. Divenire consapevoli di tutto questo permette di cominciare a usarlo anche come risorsa. E da qua parto con il discorso di oggi. Ci sono due vie, abbiamo visto, no, in generale, per affrontare le cose, la via dei contrari e la via dei simili. Stiamo parlando dei simili, i contrari li abbiamo già chiariti. Anche nella via dei simili ci sono due modalità diverse. Faccio un esempio. Tanta rabbia, tanta tensione, guardo un film di Schwarzenegger o di chi volete voi che fa una strage inverosimile, esco che mi sento liberato. Allora, la mia parte arrabbiata si specchia nelle azioni che sta compiendo questo attore, nella storia che sta vivendo. Alla fine ho liberato un sacco di cose che erano bloccate dentro di me e mi sento più leggero. Ma c'è un'altra strada anche. Gutta cavat lapidem. La goccia ripetuta alla fine scava la roccia.
Cioè, la somministrazione o assunzione regolare e continuata del tempo di uno stimolo, inevitabilmente in un tempo variabile, dipendente dalla sensibilità individuale, porta a un cambiamento. Ripeto, uno stimolo ripetuto nel tempo, per un numero variabile di volte e per una lunghezza variabile, che dipende dalla sensibilità individuale, perché siamo tutti diversi, alla fine provoca un effetto. Se invece di vedere un film perché sono arrabbiato e scaricare i nervi, mi faccio tutte le sere lo stesso film o qualcosa del genere, alla fine sto creando una goccia che scava la roccia e va a eccitare e muovere quelle parti di me, potenziandole, facendomi sentire sempre di più personificato, immedesimato in quell'atteggiamento, in quel modo di fare. Se più volte al giorno assumo uno stimolo da vie diverse, alla fine posso pensare che non mi modifichi più volte al giorno da vie diverse, che possono essere tante diverse, di provenienze multiple, con voci diverse, lo stesso stimolo variamente colorato. Possiamo pensare che non abbia effetto? C'è qualcuno che pensa che non possa avere effetto? È la via del simile, va a eccitare, a far risuonare quella parte fino a strutturarla sempre di più, fino a farla potenziare e farla divenire prevalente. Fatemi un esempio di questa cosa. Quale potrebbe essere? Ascoltare musica. Ascoltare, magari fosse così. Non ho sentito. Parlare una lingua. Parlare una lingua. Altro? Più volte al giorno, da fonti diverse, TG. Voci diverse, colori diversi. Io ho detto TG. I media. Paura. Iniettata in tutti i modi possibili da voci diverse, coscientemente e scientemente programmate. Pensate che servono a qualcosa le cose che avete davanti? Giorno per giorno, ora per ora, voci diverse continuamente. Non serve più come faceva Goebbels, che fa parte, leggetevi quel libro stupendo di Magli, che fa le dieci modelli di manipolazione delle masse. Ha studiato tutto quello che ha scritto Goebbels, esattamente quello che stanno facendo ora. Ripetuta, da voci diverse, senza l'autorevolezza, ma semplicemente una voce di qua, una battutina di là, una cosa in frammezza, e gutta cavat lapidem. Si vive uno stato di paura e di sottomissione. Ma che strano, basterebbe spegnere la TV per un mese, due mesi e si comincia a respirare in modo diverso. Ma che strano. Secondo me il campo elettromagnetico della TV. Questo vale per tutto. Questo vale per tutto perché la legge dei simili, vi ripeto, può essere utilizzata a spot. Sono nella rabbia, nella frustrazione, nella tristezza. Sono nella tristezza nera, vado a vedere un film tipo, fate voi, piango come un vitello, vengo fuori e mi sono sollevato un po'. C'ho una rabbia enorme, vado a vedere uno di quelli che vi ho detto prima e dopodiché. Ma dall'altra parte, che cosa sto facendo
quali parti sto nutrendo, e poi arriveremo alla nostra formazione in parti. Che cosa di me, quali aspetti di me sto continuamente eccitando consapevolmente, ma soprattutto inconsapevolmente, perché c'è chi sa farlo e lo fa benissimo. E nessuno di questi è onesto, ve lo assicuro. Alla fine ci troviamo modificati, ma meno siamo consapevoli del potere della similitudine, più siamo dipendenti da quello che succederà senza poterci fare nulla. E completo il discorso dell'altra volta dicendovi che è giunto il momento, se siete qui da me, per sentire queste cose e attuarle, perché se no è inutile che veniate ad ascoltare la mia chiacchierata. Scegliete la vostra musica. Vi ho detto che una volta sentendo la K622 mi pare piangevo come un vitello, no? Cercate la musica che muove il vostro cuore, che lo apre, che vi fa sentire pieni di amorevolezza, che vi fa sentire pieni di bellezza, e usatela. Uno stupido iPod costa 10 euro ormai. Ascoltatevela tutti i giorni come cura. No, così, ah, oggi, ma dai che ascolto. No, perché abbiamo dentro un programma di cui dopo comincerò a parlare, che è il programma della vittima, che ci fa evitare accuratamente ciò che veramente sarebbe in grado di cambiare la nostra vita. Quanto più siamo spompati, tanto più ci circondiamo di spompati e facciamo cose da spompati, ci andiamo sempre più in giù, invece di prendere le risorse che potrebbero darci una mano a risalire. La musica. Oppure so che un certo film ha un certo effetto, lo prendo, lo guardo. So che c'è qualche cosa che muove, vado nella natura, Santa Madonna, è la risonanza più importante che abbiamo, la più importante. Che fine sta facendo sotto le mani assassine che girano? Non sto parlando dell'ecologismo da salotto o delle imbecillate alla Thunberg. Quella è una roba, quella è un'altra roba, quella è una roba da calci in culo. Sto parlando della vera sensibilità alla terra a cui siamo legati, da cui dipendiamo. Mettersi in sintonia con il ciclo della terra vuol dire nutrire la nostra anima, darci la carica che ci serve per affrontare i non pochi problemi che il quotidiano ci propone e che hanno a che vedere con la nostra storia. Chi vede il mio canale Telegram ha visto che due o tre giorni fa ho messo quella cosa, avete visto? Sono stato in non cito perché è una cosa generale, super grande magazzino di quelli grandi, e c'era uno sterminato reparto di Natale. Questo è un insulto alla vita. Perché? Perché noi siamo esseri ciclici. Viviamo nel ciclo della vita, della natura. Ed è il ciclo della natura con le sue energie che ci nutre. Se noi ci mettiamo in sintonia con queste energie, camminando di qua, andando nel bosco, facendo tutto quello che può essere, toccando la terra, con le piante, se in città non posso fare altro, va bene, no. Ma il discorso è quell'intenzione dentro di essere in armonia con ciò che è terra, con ciò che mi nutre, mi carica. Ma se abbiamo ridotto il tempo del silenzio in cui la terra si ritira, questo strano tempo è molto strano per tanti motivi, anche per questo, in cui la terra si ritira, comincia il buio, le giornate sono sempre più brevi, comincia il freddo, c'è uno stimolo ambientale a ritirarsi. Non possiamo mandare a fioritura, germinazione, nuovo seme, se non marcisce nella terra, se non c'è un cambiamento, se non c'è un lascito di ciò che c'era prima. E questo è il tempo del silenzio. Questo è il tempo in cui lascio andare, ricordate la
civiltà contadina è dentro nel nostro genoma. È il tempo in cui i contadini stanno fermi, più o meno. È il tempo in cui la terra riposa. E noi cosa ci abbiamo messo dentro? Non metto l'aggettivo perché sennò sarei feroce di Halloween. Che è un'offesa profonda alle nostre tradizioni e alla nostra bellezza. In cui i bambini vestiti da idioti vengono portati in giro a fare dei riti che sono, metteteci l'aggettivo voi, non voglio entrare in religione. Questo è scempio. Di che cosa? È scempio della nostra naturale, insita, attitudine a metterci in relazione con la natura e a trovare lì quello che ci serve. Il tempo del silenzio, il tempo della commemorazione, il tempo del mi metto in contatto con l'altra realtà e dopo da lì arriva attraverso il buio il tempo della luce. Ma se metto la luce adesso salta tutto il tempo del silenzio, salta il tempo della commemorazione del ricordo, arriva una luce che non è più luce ed è questo l'obiettivo che hanno, distruggere tutto. Creare degli idioti dal punto di vista emotivo e dal punto di vista della capacità di essere in relazione con la vita, con la bellezza, con la bellezza. Il libro che ho finito l'altro anno, questi due anni di pausa, sapete perché non c'entro di nuovo, si chiama Le tre chiavi per liberare la bellezza chiusa in te. Sono queste le chiavi. Il sentire. Entrare in risonanza. E la terza è quella che adesso cominceremo a trattare un attimo. Ci sono domande fino a qui? Allora, ripeto, la via dei simili e la via dei contrari, siamo partiti di là. La via dei simili ha due strade diverse dentro. Una spot, che è quella che è usata dalla terapia anche, dove di solito, diciamo di prassi, in terapia si interviene con un medicinale per provocare una reazione, vedremo bene questa cosa. L'altra è quella della ripetizione che mi mette in risonanza con un modello archetipico, perché alla fine tutti i messaggi che ci arrivano sono archetipici e che fanno vibrare una parte di me particolare rispetto ad altre. Dicevo che i vari messaggi che arrivano vanno, scusate ma la voce, i vari messaggi che arrivano vanno a eccitare, a muovere le nostre parti. Fin da piccoli ci siamo stati educati tutti a dire, il microfono, io sono, e identificarci con un io sono tutto di un pezzo. È il tradimento più grande che possiamo fare di noi stessi. Ma chi di noi è un pezzo solo? Ma quando mai? C'è una parte di voi che è qui interessata, che mi ascolta. Contemporaneamente magari c'è un'altra che sta dicendo ma se questo è pazzo ci sta dicendo solo cazzate, poi oppure c'è un'altra parte che dice madonna dovevo fare quell'altra roba, adesso sono qua, come faccio? Ne ho già identificate tre, ma quante sono? Questo qua che l'ho scritto un po' di anni fa, tu sei una folla di risorse senza fine, quanti siamo dentro? Più io sono questo e tengo duro perché devo fare vedere chi sono, più sto male perché in realtà sono un'infinità di cose, alcune più importanti nel senso che hanno più spazio nella mia vita di altre, ma sono tante cose contemporaneamente. Addirittura contemporaneamente a volte, per lo più alternantesi una all'altra, ma tante. La maturità, la crescita della persona non è nel io sono tutto d'un pezzo, è nel io sono una molteplicità e sorrido alle possibilità che ho. È tutta un'altra cosa. Siamo in tanti.
Ho citato tante volte, qualcuno mi ha sentito alla radio forse anche qualche giorno fa. No, qualche, ieri, no, l'altro giorno fa. E infermiere adorato dalle vecchiette, al geriatrico, no qua. Un angelo, amato, ben voluto. Alla domenica una belva nello stadio. Questo sono almeno 10 anni che la cito, qualcuno mi porterà pazienza, ma una donna che andava, questa cronaca da giornali, non sto... Donna che andava, tutte, non so addirittura se tutti i giorni, ma sicuramente tutte le domeniche a fare più o meno da perpetuo, a leggere in chiesa, quindi una devota. Una domenica o un sabato, non mi ricordo, è andata a Firenze, ha fatto fuori, non mi ricordo se l'amante o il suo amante. Proprio, fatti fuori, pum! Quando sotto gli effetti dell'alcol o di sostanze psicotrope succedono dei fatti grossi, perché succedono? Perché dentro abbiamo delle parti che spingono, ma che normalmente sono, no, io sono bravo, le riesco a tenerle sotto. Ma se uso delle sostanze che abbassano la mia capacità, può succedere che saltino fuori, che dico cose che non avrei mai voluto dire, che faccio cose che non avrei mai voluto fare. Impiegato modello della banca, tutto casa, famiglia e non mi ricordo che cos'altro, va a casa e li ammazza tutti. Cos'è successo? Quanto c'era di represso dentro se stesso, di sconosciuto, di mai voluto guardare, perché anche lui, come ciascuno di noi, cresciuto con il programma «Io sono». Non è così. E ripeto, là il cammino di crescita, ho accompagnato tanta gente in tanti anni a fare queste cose, guidavo dei gruppi, fino al 2000 ho guidato un sacco di gruppi, proprio di autoconoscenza, di consapevolezza, è quello di cominciare a vedere le proprie parti, non stupirsi più e cominciare a sorridere anche alle cose che non vorremmo vedere, perché tutte le donne hanno dentro una Santa Caterina, hanno dentro una Bernardetta e hanno dentro una Gran Troia. Tutti gli uomini sono maci, ma dall'altra parte sono dei bambini piccolissimi o sono dei vigliacchi schifosi. Abbiamo tutto dentro. E cominciare a vederlo e sorridere a queste cose crea un rilassamento pazzesco e dice ok. Gran parte dei danni e della sofferenza che ciascuno crea a se stesso viene dal fatto che continuiamo a giudicarci per questo. Non avrei dovuto, oddio, adesso non devono accorgersi, la vergogna, non devono accorgersi, guai se si accorgono di chi sono davvero, di che cosa penso, è finita. Quanti nonni e nonne, visto che qui l'età, diciamo, si avvicina leggermente alla nonnità, devono, perché hanno il comando interno, fare i bravi nonni e hanno un bisogno disgraziato di pace, di silenzio, di spazio per se stessi che non possono prendersi perché andrebbero in conflitto con... E dopo cosa pensano di me? E dopo cosa penso di me? Dovrei essere, dovrei fare, si aspettano che... Siamo un popolo dentro ciascuno di noi. Quando noi veniamo al mondo, siamo gli esseri più vulnerabili del pianeta. Infatti sapete tutti che se un bambino non viene accudito immediatamente, questo ci predispone automaticamente all'adeguamento, adattamento. Adattamento vuol dire che siamo pronti a rispondere alle aspettative che sentiamo fuori a livello istintivo, animale, prima ancora che verbale e culturale. La crescita, lo studio, l'acculturazione non fanno che strutturare questa tendenza, che è automatica e iniziale. Il cammino di crescita vorrebbe poi un certo rilascio da queste strutture iniziali, ma non sempre avviene e molto spesso avviene solo parzialmente. E quindi abbiamo un sacco di cose che ci tiriamo dietro tutta la vita. Ci troviamo all'età della nonnità magari ancora a fare il bravo bambino,
che deve essere visto, perché ha bisogno che vedano quanto bravo è. Abbiamo bisogno di essere lodati, di essere visti, di essere accettati. Ecco così che noi sviluppiamo dei modelli di comportamento che sono stati variamente battezzati dalla storia della psicologia, ma anche dalla storia della letteratura. Pensate a quell'uno nessuno e 100.000 di Pirandello. Pensate, io poi ho scritto questo libro qua, ho scritto altre robe, su tutti i miei libri c'è il discorso delle parti, e mi è venuto in mente che io la tesina di maturità del liceo l'avevo fatta su Pirandello, su uno nessuno e 100.000. Era un cammino già interessante questa cosa, mi è venuta in mente non tanti anni fa. Noi in automatico creiamo dei modelli di comportamento che mutuiamo energeticamente da intorno a noi e che poi ci accompagnano nella storia. Il bravo bambino e la brava bambina, quanto pesano, quanto hanno pesato nel rinunciare sistematicamente a quanto veniva da dentro. Ai bambini cosa si dice? Hai fatto bene, sei stato bravo. Si arriva addirittura a chiedere come stai qualche volta se si ha la sensazione che stiano male, febbre, eccetera, ma altrimenti come ti senti? Davvero che cosa vorresti? Ma quando mai? Ma quando mai? E tutto viene misurato sulle aspettative che abbiamo avuto tutti quanti come genitori e che sono state gli step che dovevano regolarmente compiere per essere accettati e non puniti. Noi per primi e poi lo abbiamo tramandato in automatico. Questo ha creato questi modelli. Ma il modello di fondo che fa da barca, da contenitore a tutto, è il modello della vittima che vi ho accennato prima. La vittima è il modello di comportamento che fa da colla a tutta questa società. Provate a guardare un attimo. Vi faccio degli esempi banali. Mi pare di averlo accennato anche l'altra volta, o mi ripeto forse. Sì, quello del bar. Sì, sì. Sì, ecco. Pensate a quello che vi ho detto l'altra volta. La disgrazia accomuna. La disgrazia fa sentire uniti. La disgrazia crea solidarietà. Muove le persone all'aiuto. Il successo, il benessere allontana. Questo ha radici culturali che non andiamo adesso ad analizzare una per una, ma viene dal giudaismo, viene dal cristianesimo che ne ha fatto l'apoteosi. Penso che quando tornerà Gesù, tornerà leggermente incazzato, leggermente, per quello che ne hanno fatto, che penso che non c'entri più niente con quella barca che chiamano Chiesa. Ma questa roba qua, dei punti paradiso, più soffri, più meriti, ce li abbiamo nel sangue. Chi si professa ateo sta facendo uno sforzo mentale stupendo, lodabile, ma queste robe qua sono scritte dentro dalla gravidanza, sono scritte dentro nel patrimonio energetico familiare. Sono campi energetici che controllano tutta la società. E noi particolarmente in Italia, avendoli qua e avendo tutto quello che c'è, ma secondo voi è normale che con tutto quello che è successo e succede non succede praticamente nulla? Reazioni? Avete visto reazioni? Se dicono di mettere la mascherina perché non si sa mai, l'aveva ventilata con qualcuno sopra il buco del culo perché non si sa mai, penso che ci sarà chi la mette a questo punto. Tutti questi personaggi, e qui veniamo a un punto chiave che vi chiedo di mettere bene a fuoco, non sono collaborativi tra di loro. Ci sono dei gruppi che in qualche modo di mutuo aiuto, di mutuo soccorso. Per esempio l'attivista, quello che sempre ne fa, il perfezionista, magari si danno una mano, quello, il bravo bambino, questi tre magari fanno le cose bene, le fanno in fretta per apparire.
ma in realtà sono in conflitto permanente i grandi gruppi. Ritorno a fare l'esempio della donna in gravidanza perché è una cosa che non si dimentica. La donna gravida è, si può dire ancora donna, vero? La donna gravida, questa cosa che non vi ci porto dentro se non sentite le urla. Donna gravida ha un impedimento fisico importante. Aveva o ha un'attività professionale lavorativa. Aveva ha una vita sportiva. Aveva ha una relazione di figlia con sua madre. E potrebbe avere una relazione di madre con eventuali altri figli. Tutte queste parti sono in conflitto tra loro. E tantissimi, l'ho ripetuto anche ieri, mi pare che ho girato anni con le ostetriche in giro per l'Italia, provo a parlare di queste cose, a far vedere le prospettive in modo diverso. E questi conflitti sono alla base, da un punto di vista di semiologia, da un punto di vista archetipico, dei disturbi che nascono in gravidanza poi, che sono la materializzazione di conflitti che non sono coscienti, consapevoli, e che quindi alla fine scaricano sul corpo. Quante parti sono in gioco e non vanno d'accordo, perché la sportiva con la panciona degli ultimi 3 mesi non va tanto d'accordo. La parte erotico-sentimentale, eccetera, ci sono dei problemi. La sensazione di non essere piacevole, piacente, cioè tutte queste cose sono in conflitto l'una con l'altra. L'impossibilità magari di lavorare nel modo in cui, oppure con i bisogni che ci sarebbero. Tutte queste cose qua, se vengono incontrate e elaborate nei modi adatti, possono essere anche in gran parte superate, ma altrimenti non fanno altro che materializzarsi nel corpo e diventare sintomi. Questo è un esempio per mostrarvi quanto le parti che abbiamo dentro naturalmente e ipso per lo stesso fatto che ci sono e sono fatte così, tra loro collidono. E qui vi ho fatto l'esempio plastico perché è molto evidente di una donna in gravidanza, ma vale per tutto il resto. Quanto collide la parte erotica, sentimentale, sessuale, con per esempio i legami familiari. O si lascia andare, o si cavalca, o si reprime, ma elaborarla come? È inevitabile. Quanto collide la parte del bravo bambino con la necessità di essere un buon padre. Sulla mano chi si è accorto almeno una volta di dire ai suoi figli cose che ha sentito dai genitori che si è giurato e non avrebbe mai detto ai suoi figli. Sulle mani. Questi sono esattamente i modelli che vanno in conflitto dentro. Alle volte i conflitti sono veramente pesanti. Per non parlare poi dei conflitti tra il bisogno di indipendenza, di vivere la vita, ma stanno facendo la vita le persone in questo tempo. E i ritmi che vengono imposti, che distruggono la relazione, ancora prima della famiglia come istituzione, distruggono la relazione perché quando uno parte l'altro arriva, quando uno arriva parte quell'altro. I figli sono messi dove? Nel ranch, nel recinto. Dove ci sono, va bene, lasciamo perdere. E tutto quello che ne consegue. Poi entreremo una volta su questo discorso dei figli perché ci sono dei percorsi da capire qui. Ci sono domande fino a qui?
Allora, o sono troppo chiaro, dubito, o non avete capito niente e dite è meglio che stia zitto. No, 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 ma non ho mica detto che la gravidanza è una patologia, ho detto che nei disturbi della gravidanza spesso si materializzano conflitti che non sono risolti dentro. No, non ho mica detto che la gravidanza è una patologia. Sì, sì, sì. Cioè, nel nostro percorso ognuno ha delle difficoltà e ognuno però si è creato delle armi per poter superarle. Certo, se le affronta e non le reprime. Se affronta. Ma per esempio, ti faccio un esempio. Ci diamo del tu tutti qui. Eh? Se tu hai un capo ufficio o un padrone o un proprietario che ti schiaccia con i ritmi, con i tempi, ma tu devi assolutamente lavorare perché sei l'unica fonte di reddito della famiglia, che razza di conflitto stai vivendo pur consapevolmente, ma a cui non c'è via d'uscita? E questo che cosa fa? Si materializza nei sintomi. Ottimo! Ma non tutti sono delle tigri come te. E quanti... Adesso ti metto... Ecco, quindi i sintomi ci sono. Vedi che hai corpo. Sono arrivata lì e dopo da lì... Ha cominciato a calare. Ma con il capo ufficio al limite c'è la possibilità di licenziarsi, se proprio, proprio, anche nelle difficoltà che ci sono. Ma ci sono dei posti da cui è difficile licenziarsi. Per esempio? I genitori. Ma ancora di più, il primo banco di prova. Il partner. Ma quello fuori dalla finestra. Perché lì... Eccola, senti se succede. Gli uomini non hanno sentito cosa dico. Nel rapporto con il partner vengono fuori tutti i problemi che ci tiriamo dietro da una parte ma anche dall'altra. Se è ancora potente la paura della solitudine, dell'abbandono, della mancanza di nutrimento, se c'è stata un'infanzia di un certo tipo, che cosa si fa in automatico? Si spostano tutte queste aspettative sul partner. E quando le cose non vanno bene, perché spesso, non sempre, ma spesso il partner è l'ultimo ad accorgersi di un'infedeltà? Perché è troppo forte il bisogno. E il bisogno va a cancellare i segni e le evidenze di altre cose, perché è troppo doloroso, avendo investito tutte le aspettative in quella relazione, in quello che ci si aspetta dall'altro, come fare senza diventa mostruosamente difficile, pericoloso e spaventoso. Per cui i sintomi sono ancora più la via automatica di manifestazione. Tantissime depressioni dell'età media adulta vengono da lì, dall'impossibilità di affrontare una sofferenza relazionale, perché troppo dentro nei propri problemi mai guardati davvero, e quindi la svolta è quella. E purtroppo, per un'ignoranza sistemica che, ripeto anche qui, non è innocente, la soluzione qual è? La prima soluzione qual è? No, ma che dividersi, è un atto eroico. I psicofarmaci. Cioè l'annullamento della propria identità, dei propri bisogni, non la scoperta di se stessi e vedo che cosa posso fare e guardo se posso riprendere a camminare per mano con chi ho vicino. Devo far sparire questa roba perché sto male, punto. E che vuol dire portarla all'infinito. Il partner in certi casi si comporta in quella maniera.
mia tutte le colpe sono da quella parte là. Non stiamo parlando di colpa, stiamo parlando di dinamica, no? Sì. Quindi nella dinamica si è sempre in due. Vi ho detto che il primo passo è guardare, vi ricordate prima che cosa ho detto? Il primo passo per cominciare a crescere è guardare che cosa capita a noi stessi e staccarci dal giudizio. Automaticamente ci stacchiamo anche il giudizio dell'altro. Ci sono domande fino a qui? Quindi, ritornando al centro del discorso, sì, prego. Osservarsi per prendere contatto con queste parti o osservarle e liberarle. È soltanto un'osservazione o lasciarle vivere? Sentite tutti, chiede, le parti vanno solo osservate o bisogna liberarsene? No, le parti vanno osservate anche perché è impossibile liberarsene. Non liberarsene nel senso di esprimerle. Esprimerle, sì. Qua entriamo, adesso stiamo solo facendo una panoramica, non nella pratica di che cosa si può fare, no? Cioè, la prima cosa è accorgersi che ci sono e cominciare a non giudicarle. Il primo passo indispensabile di qualsiasi cammino di crescita personale. Ho dentro un assassino. Sì, cari, ce l'abbiamo tutti. Avete mai conosciuto il vostro assassino? Quando magari ci sorpassano malamente sulla strada e ti viene voglia di non farlo rientrare. Quello è l'assassino. Poi subentra il superego che lo ferma tutto. Quello è l'assassino, ce l'abbiamo. Allora, oddio, guarda che roba, sono una beva. No, c'è, punto. Ci sorrido. Accorgersi e vedere non è agire, non è agirlo. È una bella differenza, eh? Ed è cominciare a distendere il proprio se stessi di fronte alla molteplicità e vedere che c'è. Il nostro assassino represso è uno dei motivi per cui c'è molta violenza sulle donne. Perché bisogna essere bravi. Se invece di essere bravi ci fosse una reazione violenta iniziale, che brava bambina dice, ma neanche parlarne, aspetta che mi provoco e vediamo che cosa succede. Non succederebbe niente nella gran parte delle cose, dei casi, non delle cose. Ma c'è un'inibizione, c'è la vittima che comanda, sto ferma. Cioè, più ti fanno male, più ci sono punti paradiso nel fondo. Punti paradiso, se guardate, cioè, date la tessera della Migros, è la stessa roba. L'inibizione di questi nostri aspetti ci predispone a non avere a disposizione energie e risorse nel momento in cui servono. L'assassino mica è una cosa da usare tutti i giorni, vero? Ma se sono incantonato e hanno delle intenzioni fetenti, sono capaci di reagire o fate di me quello che volete. No, ti chiedo un po' sul naso. Sì, lo dici? Bisogna vedere poi sul fatto. Perché la paura muove cose che non sappiamo neanche dove vanno a finire. Ok? Le nostre parti confliggono facilmente. Perché, tra l'altro, confliggono facilmente? Perché oltre a quelle che ho citato rispetto alla donna gravida che ha diversi interessi, diversi campi di... Ci sono anche le parti che tra di loro all'interno confliggono, come quella che ho citato prima. La sessualità con l'indipendenza, con i legami familiari, con... o l'indipendenza dell'adulto rispetto al bambino che deve fare il bravo. L'indipendenza dell'adulto rispetto a un genitore, magari adulto anziano, che ha un genitore ancora più anziano, ma che vede il figlio attraverso una fessura che ne lascia passare un pezzettino solo, che è l'immagine che aveva da sempre, da quando aveva 3 anni.
è che l'adulto fa fatica ad accettare, perché si sente ridotto dal genitore a vien qua il me butti magari 70 anni, che fa anche ridere un momento, ma se poi diventa un atteggiamento costante diventa urto. Allora tutte queste parti vanno in conflitto tra loro e nel conflitto nascono sintomi. Perché tutto questo discorso? Abbiamo altri 5 minuti, perfetto. Perché vi introduco il discorso che porteremo avanti la prossima volta. Come vi ho detto che vengono preparati, confezionati i medicinali, vi ricordate? Vi ho detto che alla fine ciascuno dei medicinali omeopatici è un personaggio. Vi ricordate? Quando assumiamo una sostanza, qualsiasi essa sia, crea un insieme di segni e di sintomi che hanno una coerenza tale da farla diventare una figura completa, una figura organizzata, una figura evidente, una maschera, le maschere del teatro, le maschere di carnevale, vi ricordate? Arlecchino e Brighella, che sono sempre pari a se stessi per tutta la storia, alla fine finiscono esattamente come erano, perché non hanno evoluzione, sono archetipi, archetipi o archetipi, non so esattamente come, dove va l'accento. Sono archetipi che rimangono uguali fino alla fine. In medicina, ciascuna sostanza, vi ricordate che vi ho citato il Legarda di Bingen? Ogni sostanza presente ha un messaggio, leggete campo elettromagnetico, che crea una risonanza nelle persone che può essere usato nella terapia, che è un messaggio specifico diverso e che alla fine crea un personaggio diverso. Entreremo di più in questo discorso la prossima volta, ma capite già la relazione che c'è. Se siamo fatti di parti che si organizzano in archetipi personaggi, abbiamo dall'altra parte una terapia che usa archetipi e personaggi per creare risonanza e quindi evoluzione. Sono arrabbiato, vedo quella roba stra-incendiaria di Schwarzenegger, ne esco che sto meglio. Sono arrabbiato, prendo un personaggio dell'omeopatia super arrabbiato, ho una reazione e si scioglie la rabbia. Tutto funziona però dentro e soltanto nella misura in cui c'è similitudine, attrazione e risonanza. La stessa identica cosa. Tre parole, io uso sempre tutte e tre perché sono state fatte delle barriere culturali, ma in realtà è questo. Il potere che ha questo gioco viene da questa legge che è quella lì. Risonanza, similitudine. E la terza? Attrazione. Ok. C'è qualche domanda? Abbiamo un paio di minuti, tre. Sono spaventato dagli occhi fissi che vedo.